I due fratelli. Vivevano una volta due fratelli, di cui uno era povero, l'altro ricco. Il primo un giorno, per disperazione, se ne andò lontano dal paese e, giunto in aperta campagna, esclamò: «Morte! Morte! Morte, vieni a prendermi!» E ripeté tale grido 3 volte. Apparve una donna, che era la morte, la quale gli domandò: «Che cosa cerchi?» Egli le espose la sua miseria e quella gli rispose: «Vattene a casa e vedi che tra breve tua moglie partorirà. Scegli me per madrina e t'aiuterò». A sentire questo, egli provò grande gioia e tornò contento a casa. Arrivato, raccontò ogni cosa alla moglie. Dopo 7 o 8 giorni riapparve la morte, la quale gli spiegò che cosa doveva fare per divenire ricco. Gli consigliò di esercitare la professione di medico. Il poveraccio, indossato un bell'abito da dottore, andò a guarire il re di Spagna, il quale gli dette una somma di denaro e un tesoro con cui poteva vivere contento e felice. Il fratello gli domandò come avesse fatto a diventare ricco ed egli glielo disse. Allora volle imitarne l'esempio. Ma invece della morte uscì il diavolo che si impadronì dell'anima sua. Il fratello, quando morì, andò in paradiso. Egli invece all'inferno.